Bene, siamo qui a Roma, Istituto Paritario Santa Maria, un istituto che accoglie oltre 700 alunni e studenti dall'infanzia alle superiori. Qui c'è la preside Livia Brienza dell'istituto, alla quale adesso chiederemo come sta andando questo primo giorno di scuola. Qui la popolazione scolastica ospitata è di 750 alunni, quindi rispetto magari a un liceo dello Stato che sono anche 1.500, anche di più, certamente è più facile gestire. E poi, ripeto, abbiamo questi vasti cortili, per cui anche per la ricreazione non ci sono problemi, insomma, riusciamo a fare Certo, in modo che certo. siano sempre distanziati. Le scale sono quattro per salire, quindi possiamo diversificare tutti i percorsi. Diciamo, c'è stato un lavoro forte di organizzazione, soprattutto lo scorso anno, ma ormai, insomma, siamo ben Certo, rodati. certo. Lo scorso anno avete avuto qualche episodio di contagio? Sì, abbiamo avuto qualche classe in quarantena, ma soprattutto per ragazzi di solito asintomatici che però praticavano attività sportiva e quindi veniva fatto il tampone molto spesso e quindi per questo. Però adesso le regole della quarantena mi sembra che siano migliori, insomma, non abbiamo mai avuto focolai, questo lo posso dire, Perfetto. non è mai successo che in una stessa classe ci sia stato Aspetta, più di ieri un caso positivo. il ministro era ottimista, ha detto che sicuramente la scuola sarà l'ultima istituzione a chiudere qualora dovessero ritornare Sì. a salire i dati sui Noi contagi. ce lo auguriamo e siamo d'accordo col ministro perché certamente anche se qui la scuola ha tanta tecnologia, avevamo già un lavoro sulle competenze digitali avviato molto prima della pandemia, quindi non ci ha accolto impreparati, però anche dal punto di vista pedagogico e psicologico, e questo chiaramente a distanza è più difficile da coltivare. Senta, da qualche giorno è stato introdotto il Green Pass obbligatorio Sì. e oggi sarebbe dovuta, diciamo, entrare in Attivano. adozione Sì. l'applicazione telematica. Sì. Come sta andando? Guardi, noi ci eravamo organizzati comunque con tutti gli accessi, c'è un addetto che ha un tablet con l'app per controllare il Green Pass. Senta, voi avete anche fasce d'età di alunni piccolini, Sì. ecco, e in questa, diciamo, fase ci sono anche delle procedure di, si dice, di inserimento Sì. dei bambini all'interno Noi dell'istituto abbiamo con la già presenza cominciato. anche dei Sì, genitori. noi abbiamo cominciato qualche giorno prima, dal 6 Perfetto. per la scuola d'infanzia e dall'8 per le classi della scuola E primaria. ai genitori ovviamente dovete chiedere il Green Pass. Sì, Ci sì. sono stati dei problemi in questo Ma senso? evidentemente quasi tutti sono vaccinati perché non mi risulta che ci sia stato nessun problema. Hanno Bene. esibito tutti i genitori il Green Pass, quindi tutti quelli della scuola d'infanzia che sono gli unici che entrano, perché gli altri non entrano ovviamente, accompagnano i figli e li vengono a riprendere Fuori fuori, scuola, fuori certo. dall'istituto. Però quelli della scuola d'infanzia ovviamente devono entrare e non ci sono stati Senta, qual è il problemi. suo parere sui test salivari? E speriamo che abbiano creato queste scuole sentinella perché sicuramente consente al Ministero e anche al Ministero della Salute di tenere più sotto controllo e di valutare in maniera oggettiva le possibilità di contagio all'interno delle istituzioni scolastiche. Io personalmente penso che il problema siano più i mezzi pubblici. Penso che le scuole, tutte quelle statali e quelle paritarie, hanno messo in atto tutto quanto poteva essere fatto, insomma, per tutte quelle precauzioni che abbattono sicuramente le La possibilità di prefettura, contagio. certo, sui mezzi pubblici ha garantito un potenziamento. Sì. Sappiamo bene che però ci sono delle realtà come la metropolitana e anche i mezzi scoperti, pubblici Sì. classici, dove insomma, la presenza di Sì. Sì. utenza è molto alta, Eh ecco. sì, io credo che Quindi, sia quello, diciamo, più il problema più importante da risolvere perché anche nella scuola, anche con l'apertura, diciamo, degli uffici pubblici.
È sicuramente un nodo nevralgico questo. Senta, oggi è il primo giorno, lei è passata per le classi? Sì. Cosa ha detto ai suoi studenti, agli alunni? Beh, naturalmente gli ho dato un benvenuto, gli ho augurato un buon anno scolastico e gli ho detto insomma di affrontarlo con ottimismo. Abbiamo ancora delle restrizioni come l'uso della mascherina a partire da 6 anni, ma speriamo che presto riusciamo a vincere questa battaglia e quindi a riprendere la scuola, diciamo, anche senza queste piccole barriere che ancora dobbiamo mantenere.